cosa hai deciso sulle sorti del Palermo e sul presente, la panchina e tutto il resto? Ma sai, quando succedono queste giornate qui, sono giornate sempre non belle, perché il presidente, secondo me, ha il dovere di prendere in mano la situazione quando degenera un momentino, e oggi purtroppo io ho esonerato il mio allenatore Rossi, che è un bravissimo allenatore, perché mi è sembrato che ormai la squadra le stesse sfuggendo dalle mani, e ho affidato per questo percorso. È tutto ufficiale, eh? Tutto ufficiale. Confermi, perché questa notizia l'hai anticipata qualche mezz'ora. Sì, sì. E ho incaricato di portarmi alla fine di questo campionato Cosmi, Serse Cosmi. E una decisione dolorosa, ma dovuta, perché il Palermo purtroppo quest'anno, pur avendo segnato 44 reti, ne ha subite 43. Penso che sia la difesa che ha subito più reti, o la seconda, o la penultima. E anche l'allenatore ha votato di più alla legge d'attacco, sì, un'offensivista. È la grande differenza che fa, per esempio, con una squadra che sta davanti a noi come il Napoli o come la Lazio, è che il Napoli ne ha subite metà di noi, mi sembra 22 o 23. La grande differenza è questa. E la grande differenza ieri in campo con l'Udinese si è vista nell'assetto dell'Udinese, che è un'altra squadra che non prende gol da parecchie domeniche, dove l'assetto difensivo del centrocampo era completamente diverso dal nostro, ci ha fatto fare una brutta figura, pur avendo noi dei giocatori tecnicamente bravi, forse più di quelli dell'Udinese. Però mi sembri calmo, no? Tu perdi spesso la tramontana perché ti ingacci sempre per tutti gli allenatori, questa volta perché Aldo, ti vedo Aldo, sono addolorato, ma sono addolorato anche per un altro fatto. Sono addolorato perché sembra che ieri a perdere non sia stato 7-0 il Palermo, ma sia stato Zamparini a perdere 7-0. No, sono addolorato perché a un certo momento il mestiere del presidente non è facile. Io non sono neanche un presidente facile, ma sono uno dei pochi presidenti forse che, essendo nato nel calcio, capisce di calcio. Sono 25-30 anni che faccio il presidente di calcio e a un certo momento so vedere e leggere le partite. Io sono molto stanco perché stanotte ho rivisto due volte la partita del Palermo, vedendo le varie situazioni, ed erano situazioni ridicole per come la squadra, specialmente nel centrocampo e in difesa, era messa in campo. Ma questo, ecco, se io dico queste cose tecniche, i giornalisti si irritano, dice, perché noi presidenti dovremmo essere quei cretini che tirano fuori i soldi, ma non devono mai parlare di cose tecniche. Io no, io ne parlo, purtroppo con Rossi ne parlavo con lui, ma non mi ascoltava, però ecco, se Rossi non mi ascoltava e il Palermo avesse avuto un altro score nelle ultime partite. Ma questo 7-0 ha perso una partita con l'Inter negli ultimi minuti, ha perso un'altra partita a Palermo negli ultimi minuti ed era sempre in vantaggio. No, ma non è solo quello, è che il Palermo in questo momento qui, con i giocatori forti che ha, non c'è più, è evaporato, è sparito, e molto probabilmente l'allenatore l'ha perso nelle mani, per cui era una decisione doverosa, pur avendo grandi simpatie a Palermo Rossi, perché Rossi ha fatto bene, è un professionista serio, un grande lavoratore. Io gli imputavo sempre di non ascoltarmi, perché sulla fase tattica non lo ritenevo un grande allenatore, perché non ascoltava nessuno, faceva di testa sua. Però ecco, quando i risultati gli danno ragione va bene, quando i risultati gli danno torto è chiaro che tu paghi. E io ho dovuto prendere una soluzione, e spero ancora che il Palermo, con i giocatori che ha, possa inserirsi. Infatti a Serse Cosmi ho dato il premio Coppa Italia, ho dato il premio UEFA, ho dato il premio Champions, perché certo, spero che si inserisca ancora, e ha il Palermo le potenzialità, secondo me, per farlo. Maurizio, tu hai attaccato, insomma era palese, ogni tanto ti scontravi un po' col tuo allenatore, ma hai detto una cosa molto importante, cioè che ti sei accorto che anche la squadra a un certo punto è sfuggita dal controllo dell'allenatore stesso. Come ha preso la squadra, i giocatori, l'esonero di Rossi e l'arrivo di Serse? Ma io ho parlato col capitano, ho parlato con Liverani, che è il nostro giocatore anziano, ho parlato con tre giocatori, i giocatori, pur volendo bene l'allenatore, che, con il quale avevo un ottimo rapporto, stimano e sanno che io sono il loro presidente e accettano quello che io faccio, per cui ma effettivamente ti hanno dato ragione, sfuggivano al controllo dell'allenatore? Loro non possono dare ragione, quello che sfuggono lo devo vedere io la situazione, come lo devo vedere gli osservatori esterni. Vedere, ieri si vedeva che l'allenatore non aveva più in mano la squadra, ma non perché la squadra giocasse contro l'allenatore.
assolutamente no, perché la squadra era svuotata di energie fisiche e soprattutto mentali. Anche le due sconfitte all'ultimo minuto precedente. No, ma noi nelle ultime quattro partite, le ultime tre partite le abbiamo perse tutte e tre. Con la Fiorentina vincevamo 2-1 fino al 24-25 secondo tempo, abbiamo beccato tre gol in 20 minuti. Ma tre gol stupidi, abbiamo beccato 13 gol su calcio d'angolo, abbiamo beccato altri gol su palla inattiva. Per cui non li becchiamo ieri, se noi andiamo a vedere i gol di ieri dell'Udinese, che pure ha giocato bene, ha fatto la partita lei, non c'è stato neanche un gol su azione manovrata. Sono tutti stati gol dovuti alle ripartenze loro, ai vuoti che avevano nella nostra difesa. Buonasera Presidente, io ho perso il conto un po' degli allenatori che lei ha cambiato nel corso della sua lunghissima carriera. Mi sa dire statisticamente se il cambio quante volte è servito alla sua squadra per migliorare il rendimento? Ma il 50% delle volte forse l'ha migliorato, il 50% è stato un tentativo per dare una scossa e non è riuscito. Allora prendi nota Paolino per la tua Juve. Oggi però